E veniamo adesso al tema, quindi come tieni il bicchiere in mano per capire chi sei. Allora, il modo in cui noi teniamo il bicchiere in mano ci dà delle indicazioni su noi stessi e sugli altri. Quindi è importante, se vuoi scoprire qualcosa di più della persona che ti interessa, farlo bere, invitarla a bere, perché capirai qualcosa di più di questa persona. Allora, vediamo un attimino. E io mi sono dotato di bicchiere. Come vedete, mi sono dotato di bicchiere. Allora, c'è chi quando tiene il bicchiere lo tiene prevalentemente in questo modo, oppure in questo modo, o in questo modo. Tipicamente quando beve, beve in questo modo, con l'indice alzato. Vedete, l'indice alzato. Allora, questa tipologia di persone sono persone spesso egocentriche, che però si coinvolgono quando vengono cazziate un po', quando gli dici basta! Non va bene quello che fai! Ogni tanto devi dargli un cazziatone. Loro dicono qualcosa e tu ogni tanto li porti sull'altare e poi gli dici non c'è niente da fare con te! E li penalizzi in questo modo. Questo è molto importante ed è la prima cosa. Poi ci sono quelli che il bicchiere lo tengono in questo modo. Tengono il bicchiere in questo modo. Lo tengono così. Tengono il bicchiere in questo modo. Così ad esempio. Tiè, lo tengono così. E bevono in questo modo qua. Allora, queste persone sono persone che sono spesso dispotiche, autoritarie, rompicoglioni che martellano e allora da questa tipologia di persone qua non devi mai andare a cercare lo scontro, perché se vai a cercare lo scontro, cioè devi lasciare che ti cazzino un pochettino, diciamo così. Purtroppo questo è il dazio che devi pagare. Devi lasciare che ti cazzano un po'. Perché se lasci che ti cazzano un po', tu ottieni dei risultati molto, molto utili fondamentalmente. Perché loro si agganciano, quando cazzano si agganciano. Poi abbiamo un'altra tipologia di tenuta in mano di bicchiere, che è un po' questa tenuta qua, gente che tiene il bicchiere in questo modo qua, come vedete, tiene il bicchiere così, a volte lo tiene così mentre beve, comunque lo tiene in questo modo qua. Sono persone che tendono ad agganciarsi su chi è pieno di problemi. Cioè loro vogliono proprio proteggerti, vogliono proprio, vedete come io sto proteggendo il bicchiere, quasi quasi lo proteggo questo bicchiere, no? Ecco, questo è importante perché bisogna presentarsi in questo caso come un po', diciamo, presentarti non come quello che vuole, diciamo, aiutare, no, ma quello pieno di problemi. Si innamora, a livello logico magari vogliono un uomo affermato di successo, ma poi si innamorano di quelli che sono veramente pieni di problemi, che non sanno più dove voltarsi, talmente problemi hanno nella loro vita, insomma, sono proprio problematici al massimo. E questa è. Poi ci sono invece le persone, diciamo così, che tengono il bicchiere in questo modo qua, lo tengono in questo modo, ma magari alle volte con l'altra mano lo accarezzano un po', fanno un po' così, no? Questa tipologia sono persone egocentriche che hanno, diciamo quindi un po' molto centrate su se stesse, che se vuoi sedurle devi fargli un po' da mammina, diciamo così, o devi entrare come protettivo, esaltarli un po', ma poi accarezzarli. Hanno bisogno della carezza, hanno bisogno della carezza che danno al bicchiere, ne hanno bisogno loro. Proiettano, diciamo così, la loro immagine su questo bicchiere, hanno bisogno di questa carezza, insomma. Ecco, quindi se tu impari ad osservare queste modalità, puoi anche capire come comportarti con le varie persone, e questo è molto importante ed è una cosa semplice, anche perché a bere ci si va tutti e quindi basta, insomma, inviti a bere una persona e vedi, questa cosa qua è importante. Bene, ti ricordo l'appuntamento di venerdì.